Bentornati, cari mortali miei, e inchinatevi nuovamente davanti alla grazia del principe dei boschi della Duweldenvarer, El Signor Drotrinco. Ancora più in basso del solito, inchinatevi, perché è tornato Tolkien, finalmente dopo mesi e mesi e mesi e mesi di assenza di tolkieniano dentro di me, è tornato. E quest'oggi andremo ad analizzare insieme perché Il Signore degli Anelli è un capolavoro. Non solo per me, ma per tutti. Anche per te che stai guardando questo video. Soprattutto per te che stai guardando questo. Dalle cose basilari, basilari partendo, è il primissimo fantasy insieme alle cronache di Narnia. E anche se fosse stata una schifezza, al giorno d'oggi andrebbe ricordato. Dato che non sono semplici fiabe, Tolkien ha inserito dentro questo libro, che se non sarebbe stata una fiaba, mitologia, non solamente la fantasia, mitologia e folklore, principalmente nordico, della sua Inghilterra, ad esempio, e sì, del nord Europa, come della Scandinavia, è ricchissimo il libro, per esempio, di richiami al nord. Dentro di esso c'è un patrimonio talmente grande, una cultura così immensa, che io lo farei patrimonio dell'UNESCO. Non so voi, però io sì. Sì, c'è una cultura davvero grande dentro il Signore degli Anelli, in quanto sono stati spesi molti anni nella scrittura. Ci sono molti libri dietro di esso, come lo Hobbit, come il Silmarillion, che è una Bibbia praticamente. È la Genesi, il Silmarillion, possiamo dire. È come se fosse il mondo della Terra di Mezzo, Arda, il nostro della Terra. Due universi paralleli, dove in uno la Bibbia è la nostra sacra Bibbia, e nell'altro il Silmarillion, un grande motivo per cui il Signore degli Anelli è un capolavoro è sicuramente lo scrittore, che è un filologo molto bravo, devo dire. Leggendario, un filosofo, un filologo e un filosofo anche, che va ricordato per la sua storia, per quello che ha fatto, per i libri che ha scritto, per la sua geniale mente. La trama, inoltre, è lunga. Lunghissima, sono 1300 pagine, inclusi per l'appunto lo Hobbit, il Silmarillion, i racconti perduti, i ritrovati, incompiuti, i figli di Húrin, chi più ne ha più ne metta. Si può dire che il Signore degli Anelli sia un po' una sorta di autobiografia dello scrittore di Tolkien, principalmente della guerra. Tolkien rimase scioccato dalla Prima Guerra Mondiale a cui fu costretto a partecipare. Fortunatamente, prima di un attacco che distrusse l'esercito di cui faceva parte, a causa di una malattia ai piedi che veniva stando troppo tempo nel fango dentro la trincea, si salvò la pelle, diciamo. Perché, come ho detto poco dopo, fecero saltare tutto in aria e furono pochissimi sopravvissuti. E questo lo troviamo anche nel Signore degli Anelli. Vogliamo parlare del fosso di Helm? Sì, secondo me è qualcosa che Tolkien ha tratto dalla guerra, l'attacco al fosso di Helm. Il fosso di Helm sarebbe la trincea, gli Uruk-hai, i nemici che cercano di attaccare, però è talmente resistente la trincea che non ce la fanno e quindi li vogliono far morire dentro come dei topi. E
E questo potrebbe significare una sorta di contrario di ciò che è avvenuto, una rivincita che Tolkien si è voluto prendere all'interno del suo libro. La madre di Tolkien era una nobildonna inglese di famiglia modestante e benestante e azzardiamoci a dire ricca. Essa però, ella, deficiente, ella però si scoprì che era cattolica. Al tempo, chi era cattolico doveva morire praticamente, erano anglicani puri, che erano usciti dai valori vittoriani, ma che secondo me se li portarono sino agli anni 50. Figuriamoci che uccidevano, e dico uccidevano, gli omosessuali. A proposito di questo, vi consiglio Imitation Game. Comunque, la madre fu diseredata e di conseguenza, il figlio crebbe, con lei, imparando, il cattolicesimo. La madre, che voleva che comunque il figlio avesse un buon lavoro, una buona vita, non volle insegnargli il cattolicesimo, fingendo di essere anglicana, però qualche cosa comunque, Tolkien riuscì ad apprenderla, in quanto traspariva il cattolicesimo della madre, mettendola a confronto con l'anglicanesimo degli inglesi. E quindi Tolkien, in suo onore, io credo, prese molto spunto dalla Sacra Bibbia cattolica, dove ero Ilúvatar e Dio Onnipotente, Dio Padre, Dio che tutto può, Dio che ci ha creati. Gli Ainur sarebbero gli angeli, i Valar, i tre nostri arcangeli protettori, l'arcangelo Gabriele, Raffaele e Michele. Ovviamente però non prende completamente spunto, ed Eru Ilúvatar è più un Odino che un dio onnipotente, in quanto non si mischia molto nelle faccende dei mortali. L'unica cosa che effettivamente Eru Ilúvatar fece per l'appunto per i mortali fu inabissare l'isola in cui si rifugiarono gli uomini che, avendo combattuto a fianco dei Valar, furono degni di abitare vicino a loro, ma non troppo, diciamo, nel bel mezzo dell'oceano, del mare. Se sono sincero con noi, non mi ricordo il nome. Si vede anche come Tolkien ci tenesse particolarmente a questo libro. Ho già detto che ci ha dedicato tantissimi anni. Ma io lo voglio precisare, lui ci ha dedicato la vita praticamente a questo libro. Si dice che non l'avesse ancora del tutto completato una volta morto. Lui addirittura per il suo libro ha creato delle lingue vere e proprie. Esistono addirittura in Inghilterra, in America, professori che insegnano queste lingue, davvero. Dato che fu il primo fantasy, Il Signore degli Anelli fu tantissimo copiato. So che è una cosa brutta copiare, però significa anche amore, significa un apprezzamento che va oltre l'inverosimile copiare. Vorrei fare esempi, ma ho la tosse. E infine, la letteratura classica. Tolkien si ispirò veramente tanto ai tre grandi della letteratura, Dante, Petrarca e Boccaccio, per intenderci, le tre corone. E secondo me, sia per questo, e sia per tutta questa lista che io ho composto e che vi ho mostrato, lui è degno di essere una delle tre corone, uno dei tre grandi della letteratura italiana. Anche se non è italiano, va bene? Ok. Non ho nient'altro da dirvi se non che Il Signore degli Anelli è un puro, veramente, veramente puro capolavoro.